scavalcamento e di sfida per contatto con la cinta, questi possono essere adatto la cinta. Andiamo ancora avanti. Le immagini che parlano da sole. Due grossi petardi lanciati in campo e una serie di oggetti scagliati reciprocamente da entrambe le tifoserie, che solo per miracolo non hanno causato ferimenti. A distanza di un paio di mesi e in vista della rivincita al San Nicola, la questura di Bari ha emesso 11 provvedimenti di DASPO nei confronti di altrettanti soggetti responsabili degli incidenti nel corso di Bari e Avellino di Coppa Italia del 23 agosto scorso, che vide l'eliminazione dai biancorossi al primo turno. 7 gli avellinesi e 4 i baresi destinatari dei DASPO, tra cui un minorenne e 3 recidivi. Per questi ultimi il provvedimento varrà per 5 anni, al contrario dei 3 previsti per gli altri. Il DASPO è un provvedimento forte, il DASPO con l'obbligo di firma prevede che tutte le settimane per 5 anni un soggetto, invece di stare a casa, invece di stare allo stadio, debba presentarsi, non può programmare una giornata serena, è impegnativo, è condizionante, condiziona i giovani che, voglio dire, colpiti da DASPO gli sarà inibito di fare i concorsi nella pubblica amministrazione. Un messaggio ben preciso rivolto alle due tifoserie nel caso stessero preparando un revival degli scontri per la partita di domenica alle 18, alla quale tra l'altro assisteranno 3.000 bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie di Bari. Si va dallo stadio Serini, noi siamo lì non per reprimere, non per usare il manganello, ma per garantire a tutti e dare sicurezza a tanti genitori che mandano i figli allo stadio, che le condizioni di ordine e sicurezza pubblica siano garantite. Noi ce la metteremo tutto e vi dico, chi sarà trovato in possesso anche di piccoli petardi, di fumogeni o di altro materiale, noi, in base alle nuove norme, procediamo all'arresto sul posto.